Buongiorno e benvenuti alla 19ª giornata del campionato di Serie C maschile. Da una parte la Lele Nettuno capolista, mentre dall'altra ASD Buonaonda. Oggi ha ricordato la società Lele Nettuno, è un giorno speciale perché è il 10º anno dalla scomparsa di Lele, il ragazzo a cui è intitolata la società. Dunque ci sarà un minuto di raccoglimento per il 10º anno della scomparsa di Lele. Bellissimo il minuto di silenzio per il 10º anniversario della scomparsa di Emanuele Proietti. Stupendo anche il gesto della squadra ospite. Adesso si può dunque cominciare. I padroni di casa batteranno questo calcio d'inizio. Si comincia Pignatiello, ricomincia subito il gioco Mastroianni, veloce per De Franceschi, punta l'uomo, cerca il tiro di poco sul fondo. De Franceschi sul pallone, il solito Mastroianni chiama lo schema, si proietta in zona offensiva. Origlia cerca però De Franceschi da dietro, tiro poco alto sulla traversa, ma schiacciato da un altro pressing dell'SD Lele Nettuno. Attenzione qui l'anticipo di Mastroianni, salta il portiere, si allarga troppo, mette un pallone dietro per De Franceschi, cerca il tiro, non fortunato in questo caso De Franceschi. Pacchiarotti, ancora Pignatiello, sbaglia il passaggio, allora De Petris cerca un tiro largo alla sinistra del portiere, vicino capitan Pacchiarotti, dietro Pignatiello, il tiro in porta. Ancora Petrilli, sbaglia il passaggio e bravo Origlia che riparte in una solo, il tiro verso la porta di Origlia, ci ha provato e ha fatto benissimo. Dei padroni di casa, ottimo tacco di Mennucci, ancora Mastroianni, vediamo se cerca Caruso o Mennucci, c'è il movimento di Mennucci, buono controllo di punta e l'ottima parata di Busti, buona chance questa, ottima azione dei padroni di casa. Si riparte subito con il tiro di Caruso, di poco fuori, sbagliato il passaggio qui di Rallo, allora riparte Origlia, tutto destro, vediamo se rientra, cerca il destro, buona occasione del numero 3 Origlia. È entrato il numero 11 De Carolis, qui perde un brutto pallone, ripartenza di Rallo, buona conclusione, attento Lograsso sul pallone. Pacchiarotti, gioco veloce con un'ottima entrata Rosina, recupero Origlia, ancora Rosina, però tiro pericoloso di Rosina, buona chance questa per gli ospiti. Si può riprendere sul pallone De Carolis, scarica bene per Origlia che rientra sul destro, la traversa clamorosa di Origlia, una clamorosa occasione per i padroni di casa, ancora con il solito Origlia, troppo solitario, deve giocare più con la squadra. Adesso riparte Mastroianni, cerca ancora De Carolis che rientra sul sinistro, Mastroianni, ancora Origlia, Mastroianni cerca Origlia, ottimo controllo, rientra sul sinistro Origlia, il gol stupendo del numero 3 dei padroni di casa, ottimo aggancio, rientra sul sinistro e fa fuori il numero 1 Busti facendo passare il pallone sotto le gambe. Buono il pallone per De Carolis che perde una brutta palla, però in un rimpallo rimane ancora lì, ancora De Carolis cerca un tiro sul fondo, buona chance questa ancora per De Carolis, non gli riesce però il palla ancora nei piedi dei giocatori di casa, ancora De Franceschi, rientra sul destro, buon intervento di Busti, buono spunto finalmente di De Franceschi, ancora De Petris, una cannonata e un ottimo intervento, un altro di Busti. De Franceschi prova ad andare sul fondo, cerca una buona palla dentro il Mastroianni, De Petris recupera il pallone, però Manciocchi bravissimo a far ripartire i suoi. Buono il tiro, buono l'intervento di Lograsso. De Petris largo a destra, Mastroianni cerca De Petris, una palla non buonissima, però è riuscito a calciare comunque verso la porta De Petris.
buona chance per Caruso, ottimo intervento qui di Busti, un'azione manovrata stupenda da parte di padrone di casa, buon rientro per Pacchiarotti, allarga bene per Rallo e Mancino cerca il tiro, buona, tiro dalla distanza di Rallo, attento però Lograsso. Ancora un intervento di Lograsso, attentissimo, c'è Pacchiarotti, Rallo prova il tiro, non un grande tiro questo di Rallo, il gioco di parole, Mastroianni cerca Caruso, ottima palla per Mannucci, il gol stupendo di Mannucci, stupendo il tiro a incrociare sotto la traversa del numero 13 dei padroni di casa, che raddoppia tura di Pacchiarotti. Origlia non rischia niente, salta di testa, attenzione c'è un intervento clamoroso, la palla resta lì, un'incomprensione tra Pacchiarotti e Busti, prova a fare qualcosa ora Rallo ma perde un altro pallone, ancora Origlia, un destro largo, adesso stanno schiacciando gli ospiti, i padroni di casa, un gancio complicato ma riuscito, e finisce qui la partita sul risultato di 2-0, vince dunque la capolista SD Lega Nettuno contro una buona SD Buonaonda. La Lega Nettuno mantiene il primato in classifica, ottima, ottima veramente la difesa della prima della classe.